Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Battuto le mani? Sei felice, tu lo sai, batti le mani. Allora, oggi andremo a cincischiare e andremo a smucinare una palette che tanto avete amato e che tanto avete detto, oh, se faccio un video! Sai, questo è quello che ti dicono. E sarebbe la Rouge palette di Fantasy Cosmetica, ok? Che io l'ho vista così, ho detto, vabbè, qua c'è star celestino, c'è sta questo, questo ce l'ho, insomma, come dire, ci ho messo un po' a scegliere la palette di Fantasy Cosmetica che potesse arricchire la mia makeup collection. Ovviamente vi metterò, come sempre, i link delle palette giù, che spesso e volentieri stanno sul sito, guardate che svirgola, di Monolith. Allora, il video Smanacciamola l'abbiamo visto tutti, e quindi che cosa andremo a fare? Non lo andremo a smanacciare, ma andremo a scegliere, che oggi voglio fare una cosa, cioè, molto easy going, sì, ve lo giuro proprio, lo prometto. Scelgo uno di questi quattro che voglio appaia su tutta la mia palpebra. Cioè, proprio si deve vedere solo lui, solo e soltanto lui. Allora, prima però vado a mettere come base... Allora, prima di tutto ci andiamo a mettere questo modificatore di capelli, che non si chiama cerchietto nel mio caso, si chiama modificatore, perché mi va a plasmare la chioma. Vado a mettere questo primer di NYX. Sono molto curiosa in realtà di vedere che fa, com'è. Molto molto curiosa. Provo a metterlo, voglio sentire un attimo la texture col dito. Sembra un tipo un correttore. Vediamo se dice qualcosa riguardo Shadow and Liner Primer. Niente. Tutte le lingue. Ah, primer per eyeliner e ombretto. Vorrà dire. Cosa ci vorrà dire questa cosa? Oddio, è un po' appiccica, eh? Un po' appiccica. Vabbè, allora, prima però di passare, vi ricordo che nell'info box trovate il link per, oddio, mi sento la palpebra che si attacca, per iscrivervi al gruppo Telegram, che ovviamente rispecchia il disagio che proviamo in questi video. E vi ricordo, se ve lo siete scordato, che io capisco che uno ha tante cose a cui pensare, poi se passa, di iscrivervi al canale. Grazie ovviamente a tutti quelli che già sono iscritti e che partecipano attivamente alla mia vita su YouTube, perché mi diverte, mi fanno divertire. Io intanto qua c'ho anche il mio bel tè con lemon, ginger e tutte cose salutari, perché dopo le medicine ho detto, bah, proviamo con le cose naturali. Allora vado a un po' settare con un colore che non c'è ovviamente qui, perché figurati se te mettono un colore che tu... Figurati se. Allora, intanto vediamo questo azzurrino, quanto azzurrino è, perché io potrei anche utilizzare l'azzurrino così, come polvere settante poco scrivente. Chi sono io per non farlo? Scusa, quindi ho preso l'azzurrino, che tanto non si vede, e sono andata a metterlo praticamente in tutta quest'area qui e in tutta quest'area qui. Funzionerà sicuramente, funzionerà senza ombra di dubbio. Poi vado a prendere allora faccio un misto di questi due.
A mio rischio e pericolo proprio, eh. A mio rischio e pericolo, raga. Forse prendo solo il verde. Vabbè. E vado qua, tanto poi lo sistemo. Proprio un bel verde. Infatti, come dire, è cupo, bello, bello cupo, la componente verde vibrante si vede poco, eh. Molto molto carino. Sì. Io devo andare a scegliere cosa mettere qui. Potremmo andare con questo. Mamma mia. Belli. Ah, che belli, ragazzi. Bellissimi. Ogni volta che li vedo. Niente. Ogni volta che li vedo, bisogna rifare lo sguacciamento. Oh, che belli. Oh, che belli. Vado, prendo questo violino e ce lo metto sotto. Sì, prendo questo violino qui. Che non è questo qua. Non è uno strumento musicale. Allora, intanto tolgo la bustina. E vediamo se il mio tè è diventato bollente, cioè è meno bollente. Ok. La malattia. Giudy, ma che stai facendo? Non ti preoccupare. Abbi fede. Abbi fede. Comunque, ormai io sono diventata dipendente da queste palettine di Mitchell. Il povero Mitchell che si sta trasformando, perché è sempre più biondo platino, però si sta un po' inquartando, quindi sembra un po' una signora Concetta dei vecchi tempi. Ogni tanto poi si fa sto caschetto tipo Nino d'Angelo. Fantastico. Io lo amo. Perché prima era tutto strafigo, no? Soprattutto quando se la faceva con Jeffree Star. Sembrava tutto sto geyser. E poi invece piano piano si è tramutato. Perché sai, quando uno lavora troppo, poi ti tramuti, ti trasformi in queste. Non hai tempo più per andare in palestra e quindi. Che bello, mamma mia, quanto è bello mettere gli ombretti in crema. Sì, sono pazza, lo so, lo so. Parte che sono curiosa di vedere con questa base quanto reggono i Multi Chrome. Sono proprio curiosa. Comunque, raga, io ho deciso, mi rendo partecipi di questa decisione, basta comprare palette. Basta. Chiaro? Ho proprio deciso di finirla, basta. Perché non mi sembra giusto per quelle povere palette che non riesco a usare. A voi sembra giusto? A me no. Quindi io ho deciso, basta.
Io adesso lo so che molti di voi rideranno, molti di voi non ci crederanno, perché giustamente quando uno è addicted, no? È difficile credere. Però io ci devo riuscire. Io ci devo riuscire. Che poi, come al solito, arrivo al Black Friday, che tutti fanno gli affari. Però io, per un motivo o per un altro, mi ritrovo sempre al Black Friday che non compro niente. Cioè, è la maledizione del Black Friday. Allora, io adesso non so, non ho mai usato questo come base per questo tipo di formula. Quindi improvviseremo, vi dirò che improvviseremo. Non so nemmeno col pennello se va, ma ci proviamo. Madonna, questo ha ricominciato col trapano. Meno male che Sofia non è più piccola e non dorme, perché sennò mi toccava. No. No. Devo andare col dito, raga. Col dito. Allora, col dito e poi sistemo col pennello. Perché la formula è cremosina, eh? Ah, che bel rumore. Ah, che gioia. Che gioia, raga. Che gioia. Oh, io rosico a bestia perché quando ero giovane che avevo una bella palpebra, non c'erano mica queste cose faighe. Invece mo che c'ho un po' la pellecchia. Sì. Troppa crema sotto, un prodotto più sottile. Comunque qua poi ci stanno benissimo le ciglia finte, ma proprio allora, questo è ed è bellissimo, però io sopra ed è un viola verde. No, non so se si vede. Ed è un viola verde, un po' forse un po' qua si vede che quando nell'oscurità, nel cambio di luce. Però io voglio andare un po' sopra con questo qua. E questo è, direi, proprio sobrissimo. Questo proprio adesso va a prendere mia figlia. Signora, ma lei dove va? Ma dove va, signora? Dove va? E va proprio da nessuna parte, guardi. Proprio da nessuna parte. Allora, quindi pensieri su questa palette. Allora, io devo dire, il matte non mi ha entusiasmato, però io non so se perché ci ho messo sto primer sotto che era veramente molto appiccicato e quindi magari ci voleva un burro per far sì che poi il colore sopra si sfumasse meglio. Quindi questo non lo so. Quindi non mi pronuncio.
perché comunque ho utilizzato quel primer nuovo, ok. E vabbè, le cose qua, i luminosi sono meravigliosi. Che gli vuoi dire? Niente, perché, cioè, che gli vuoi dire? È una roba fantastica. È una roba meravigliosa. E quindi, come dire, mi sono sporcata tutta. Io adesso devo mettere però la matita e non troppo più, ecco. Devo mettere la matita, posso mettere anche un po' di eyeliner. Allora, come vedete, cioè questo colore sembra quasi azzurro, però qui è rosa. Ho messo questo qua. Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere nella parte iniziale, quindi ho messo questo e questo qua. Adesso vado a mettere un po' di eyeliner e no, le ciglia finte non credo. Questo non si toglie. E niente, poi torno. E poi torno, raga. Faccio anche un po' di qua con l'angolo. Così. E poi torno. Dai, che bello che è. Adoro. Adoro, no, non posso uscire così. Adoro, adoro. Ariecchime, allora, questo è il make-up occhi finito, proprio molto, molto a modo. Ma io non ho finito qui perché voglio andare a mettere il rossetto insieme a voi. Allora, come dal video haul, io ho comprato questo, per colpa di Annalisa, ovviamente, la mia beauty influencer del cuore, ho comprato queste due matite di Shiglam. Eccole qua, che sembrano. Una è, come dire, è calda e l'altra, per fortuna, è più fredda. Io invece volevo quelle due più fredde, ma ovviamente ho sbagliato qualcosa. E queste, diciamo che uno le può usare dappertutto, come. Forse negli occhi non la metterei, però la voglio mettere come contorno labbra. Perché fa al mio caso col rossetto che andremo a mettere. Come sapete, non sono una grande amante di rossetti, però era da tempo che volevo. Un rossetto Wycon, in realtà uno ce l'ho, però insomma questo è formula matte nu nuova, mi pare, quello nuovo. E quindi visto che è proprio il numero uno, perché poi gli altri erano tutti rossi, rosati e bla bla bla, vado a metterlo. Eccolo qua. Come si chiama? Come si intitola? Matte Icon 01 Kim. Non ha nessuna profumazione. La W di Wonder Woman. E quindi io vado. Che in realtà su di me, anche senza matita, perché non è così chiaro come da swatch. È bello, è un bel matte, non di quelli proprio, no, però bello. Mi piace. Ci sta bene questo trucco? No. Però chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega. Allora, poi finito tutto. Allora, l'unica cosa che non ho provato è questo pottino magico contenente i flakes, i multichrome, non lo so.
Flakes di Essence, che sono appunto, adesso devo, che volevo mettere in realtà da qualche parte, ma non ci penso proprio a rovinare questo look magnifique. Allora, il problema di questo è che sono dei flakes, cioè proprio sono dei dei pezzettini, vedete? E che effettivamente cangiano rosa, viola, corallo, però giallo, ecco. Però come dire, cioè sull'occhio secondo me, boh, secondo me questa è più una cosa per il corpo, c'ha senso secondo me. Sull'occhio, cioè capito, dovrei praticamente, andare a prendere questo gel e concentrarlo in un'area piccola. Però, essendo gel molto geloso, cioè questo non si asciuga mai. Immaginato sulla palpebra, capito? Cioè dovresti fare tipo così finché non si asciuga il gel. Però, boh, ma che senso c'ha sta cosa? Capito? Perché poi quando lo vai a espandere perde un po' il senso. Vabbè, comunque vedremo. Di solito questo tipo di prodotto è appunto, cioè, per farlo aderire il gel è meno geloso. Però va bene così, signore Essence, va bene così. Allora, quindi il video finisce qui. Noi ci vediamo. Spero che il look vi sia piaciuto. Spero che questa palettina vi intrighi, perché così la provate e mi fate sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo nel prossimo video. Io vi ringrazio come sempre e a presto. Ciao ciao.